Battement tendu e battement jeté, due movimenti simili ma sostanzialmente diversi. E oggi vediamo perché. Buongiorno ragazzi, sono Luisa Signorelli, direttrice di Ballettex e oggi parliamo di battement jeté. Ma prima di iniziare, clicca sulla campanella, in questo modo rimarrai sempre aggiornato sui tutorial Ballettex dedicati alla danza. La prima differenza, che è la più evidente anche ad un occhio meno esperto, è l'altezza, che può essere 45 gradi oppure, se il battement jeté è più veloce, 22 gradi e mezzo. Ma la differenza sostanziale e più importante consiste nella dinamica del movimento, a cui deve anche il nome jeté, cioè gettato. La gamba esce rapidamente, si sospende per un attimo e rientra con energia. L'apertura e la chiusura del battement jeté devono comunque passare per il battement tendu. Soprattutto quando si chiude, le punte devono toccare il pavimento e poi si striscia il piede. È molto importante eseguire questo passaggio, perché sennò si rischia di indebolire tutta la muscolatura del basso gamba. Molte volte enfatizziamo l'uscita del battement jeté, quindi facciamo uscire la gamba con energia, la sospendiamo e poi rientriamo, ma proprio questa chiusura non è curata molto bene, è un po', diciamo, sbattuta e spesso il tallone tende a chiudersi. Quindi la prossima volta che li eseguite, cercate soprattutto di pensare alla chiusura, la chiusura ben en dehors con il tallone ben in avanti. La gamba di terra accoglie quella dell'aria e la schiena si allunga e la testa svetta verso l'alto. Vedrete che in questo modo, confermando bene la chiusura in quinta o in prima e sentendo bene gli adduttori che spingono uno contro l'altro e i talloni ben piantati a terra, acquisterete ancora più forza. Un altro aspetto molto importante è la musica. Rispetto ai battement tendu, la musica deve essere più staccata, più brillante. Fate molto attenzione a questo aspetto perché vi aiuterà ad eseguire meglio il movimento. Sentite? Questa è la musica degli jeté. Ma quali sono i benefici e diciamo anche qual è la finalità del battement jeté? Innanzitutto si acquisisce forza, potenza e soprattutto velocità. Bisogna proprio mangiare il pavimento quando si eseguono gli jeté e poi il battement jeté prepara ai famosi e fatidici salti. È proprio questa velocità, questo stacco da terra che poi sarà applicato per fare assemblée, jeté, brisé. Insomma, fatene tanti, fateli bene, fateli in velocità, fateli con precisione, fateli con scatto e vedrete poi che il salto sarà sicuramente più sicuro e più facile da eseguire. Nei precedenti tutorial abbiamo già dato qualche accenno di differenza tra varie scuole e vari metodi. Nel nostro caso abbiamo questa differenza. Battement jeté è il nome che viene dato dalla scuola russa a questo movimento, mentre invece il metodo Cecchetti lo chiama battement dégagé, la scuola francese battement glissé. Grazie maestra, ora ho capito. Abbiamo visto le differenze fondamentali tra battement tendu e battement jeté. Sicuramente la lezione che ne traiamo è quella di rispettare sempre la dinamica e la musicalità di ogni movimento, sin dalla sbarra, per poter poi al centro danzare al meglio. Se il video ti è piaciuto, clicca su mi piace, condividi e naturalmente iscriviti al nostro canale YouTube. In questo modo ci aiuterai a diffondere la danza e collaborerai con noi. Visita i nostri social, Facebook, Twitter, Instagram e naturalmente i nostri siti web www.ballettex.com, www.danzaclassica.net, www.luisasignorelli.it, dove troverai tantissime notizie su la compagnia i nostri corsi, i nostri concorsi, le nostre rassegne e tutto il nostro materiale didattico audio-video. Tutto chiaro? Bene, esercitatevi e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!